Passione, tenacia, istinto, coraggio, dedizione, cuore. Sono tante le qualità che fanno grande una persona. Demetrio Mauro le aveva tutte. Più una grande fede nel futuro e nella possibilità di realizzare i sogni, lavorando e lottando, senza risparmiarsi. Demetrio Mauro nasce il 1 ottobre 1905 a Santa Caterina di Reggio Calabria. A 10 anni si imbarca su una nave, caricando e scaricando merci fra Reggio e Messina. A 15 anni è mozzo e gira il mondo continuando a sognare di poter ottenere quella licenza elementare che lo avrebbe aiutato a diventare un uomo migliore. Sogno che coltiva studiando fra mille sacrifici e che finalmente corona a 20 anni, aprendo un nuovo capitolo della sua straordinaria vita. Onesto, semplice, instancabile lavoratore, nel 1930 realizza un altro sogno e insieme al padre acquista la motobarca Salvatore Padre per adibirla al trasporto merci tra Reggio e Messina. Ma il suo spirito era già andato oltre, verso una nuova, difficile e appassionante avventura. Nel 1936, con solo 2000 lire in tasca, parte per l'Africa, dove, dopo enormi sacrifici, fonderà un'agenzia di viaggio fra Massawa ed Asmara. La volontà di misurarmi col mio destino era così forte che non volli mai accettare di venire meno alla mia volontà di affrontare l'incognito della mia avventura africana. La Seconda Guerra Mondiale, nella sua scia di rovina, travolge anche il sogno africano di Demetrio, che proprio mentre gli affari cominciano a prosperare, si trova costretto a vendere tutto per trasferirsi con la sua famiglia in una baracca. Nel 1942 viene fatto prigioniero e trasferito in un campo di concentramento, prima in Sudafrica e poi in Gran Bretagna. 41 mesi di prigionia in cui trova il modo di realizzare un altro sogno, imparando a suonare la chitarra. Suonavo l'intera giornata, pensando che tornando a Reggio avrebbe potuto servirmi a sbarcare il cosiddetto lunario. Suonavo bene e con tanta passione. Liberato e tornato a Reggio, viene però accolto da uno scenario desolante. La barca non c'è più. Ovunque, distruzione, macerie, povertà. Ancora una volta, deve ricominciare tutto da capo. E così, nel 1949, a 44 anni, prova a realizzare un nuovo sogno. In un piccolo magazzino, nei pressi del porto di Reggio Calabria, installa una vecchia macchina torrefattrice per produrre, primo in Italia, il caffè confezionato. Quel caffè che tanto lo aveva affascinato quando giovane mozzo approdava nei paesi caldi, diventa la sua nuova vita e fonda la Caffè Mauro, una realtà aziendale italiana destinata a crescere costantemente e ad essere conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. I valori che oggi continuano a determinare il successo di Caffè Mauro sono gli stessi che hanno tracciato la storia del suo fondatore. Onestà, passione, coraggio, dedizione. Le qualità uniche di una persona rara e speciale. Ho sempre agito e operato in maniera rigorosa, ma anche molto umana e fraterna verso tutti, senza mai guardare né razza, né colore, né religione, né tantomeno credo politico. Per naturale istinto, sono e sarò sempre dalla parte dei deboli e dei bisognosi, e mi dichiaro pronto a debellare ogni forma di sfruttamento dell'uomo sull'uomo.